di Maniero. E sarà una notte di grande attesa per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang. C'è lo slalom gigante femminile con un'Italia da podio, tra cui la cunese Marta Bassino. E Torino ricorda i giochi con la mostra L'elegante Olimpiade Foulard delle Montagne. Luigi Perrero. Tessuti principalmente in seta, ma anche in cotone, lana o fibre sintetiche, sono ricchi di colori, di segni e di elementi simbolici per fissare nella memoria eventi unici come le Olimpiadi invernali. Il foulard è un oggetto che nel tempo continua a essere un capo molto utilizzato. Anche a livello di souvenir vediamo che dal 1936 fino al 2010 comunque c'è una testimonianza abbastanza costante. Un percorso espositivo ospitato nei locali del Consiglio regionale del Piemonte. Si parte da Garmisch in Germania nel 1936 fino ad arrivare a Vancouver nel 2010. Molte le curiosità come l'impegno dei marchi importanti della moda. Abbiamo due foulard di Hermès del 1972 e abbiamo un foulard di Hermès del 2006. Non fu mai commercializzato perché sprovvisto di autorizzazione del Comitato Olimpico. Grafiche più ricercate come Grenoble del 68, grande spazio naturalmente alle nostre Olimpiadi. Questi disegni, questi colori erano la base di quello che si chiamava Look of the Games ed è stata la prima volta nei giochi olimpici che è stata introdotta la prospettiva, no? La terza dimensione. Ed era l'idea della piazza dove c'è la passione. La rassegna è visitabile fino al 23 febbraio. Grande successo.